Avere un buon suono distorto è sicuramente una delle ossessioni da parte di moltissimi chitarristi e ottenerlo non è sempre facile. Tra i vari modi per ottenere un suono distorto c'è sicuramente quello di utilizzare un buon pedale distorsore da usare insieme al nostro amplificatore. E da oggi c'è un nuovo attore nella scena, già parecchio affollata direi, ma che presenta delle caratteristiche sicuramente interessanti. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, visto che molti di voi che guardano i miei video ancora non lo sono. Per voi vi ricordo che è solo un click, ma per me è di enorme aiuto per sostenere questo canale. Grazie mille. Ricorderete qualche mese fa che avevamo parlato di suoni vintage e l'avevo fatto usando una pedaliera formata da pedali di uno dei protagonisti della scena italiana di costruttori di pedali. Sto parlando di Marco Bovelli e del suo brand Formula B, che proprio oggi annuncia il suo nuovo pedale, l'AT Master. Per registrare il solo di questo brano ho proprio usato l'AT Master sulla mia Marshall DSL con suono pulito. Ho potuto constatare che avete in realtà già apprezzato questo suono senza saperlo, poiché chi mi segue su Instagram si era già accorto di qualcosa di diverso e me l'avete fatto notare rispondendo a qualche storia che ho pubblicato. Altra cosa, questo brano sarà disponibile con tablatura, spartito e descrizione video gratuitamente per tutti quelli che sono iscritti alla mia newsletter oppure iscritti a qualsiasi corso sul mio nuovo sito lucamiglieri.com. Per cui, se volete impararlo e mettervi alla prova, non è stato facile in realtà neanche per me che l'ho scritto, anzi, è stata un po' dura, vi basterà iscrivervi quindi gratuitamente alla mia newsletter e vi comunicherò la sua uscita appena pronto. Ma torniamo all'AT Master, un pedale distorsore che dal nome ci fa presagire che si tratti di un pedale high gain con gli anni 80 in mente, ma non è un pedale che fa solo questo tipo di suono. In realtà abbiamo potuto sentire le sonorità più vintage che Formula B mette a disposizione con i suoi prodotti, quindi andiamo a vedere anche questo AT Master come si comporta se abbassiamo un po' il gain. Oltre al gain, possiamo anche cambiare il livello di compressione del pedale con uno switch a tre posizioni con cui cambiare la risposta del pedale in termini dinamici. Switch che può essere utile se usiamo pickup particolarmente scarichi come uscita e vogliamo dargli un po' di supporto senza però agire sul potenziometro del gain. Il pedale presenta diversi controlli, con un'equalizzazione completa a tre bande, quindi bassi, medi e acuti. Inoltre abbiamo anche questo manopolone modeling che no, non è niente di digitale, ma serve per modellare l'EQ generale per permettervi di ottenere risultati ottimali a seconda dell'amplificatore a cui viene collegato. Sappiamo bene quanto diverse accoppiate di pedali e amplificatori possono suonare in maniera differente, pertanto Marco di Formula B ha pensato di implementare questo controllo per aiutarvi ad ottenere il vostro suono anche con amplificatori diversi.
quando il gain è, diciamo, generoso, il pedale comunque riesce a mantenere una dinamica molto ampia. Se volete fare una prova delle capacità dinamiche di un vostro pedale o di un vostro amplificatore, provate a fare questa semplice prova. Con un suono distorto abbassate il volume della chitarra. Se il suono si pulisce, vuol dire che la dinamica dell'oggetto in questione è sicuramente molto ampia. Finora vi ho fatto ascoltare il pedale con i single coil, ma andiamo a vedere che succede se colleghiamo una chitarra con degli humbucker. Andiamo prima in casa Gibson. Oltre al potenziometro del gain, questo pedale presenta due livelli di gain differenti selezionabili con questo switch. Anche se c'è scritto 50 o 100 watt, naturalmente questo non ha effetto sulla potenza del pedale. Pertanto se volete meno gain, lo potete tenere verso sinistra, mentre se volete più gain, mettetelo a destra. Anche questa opzione può essere molto utile nel caso vogliate usare chitarre differenti e cambiare la risposta del pedale in base al tipo di pickup che usate. Ultima cosa, il pedale si può alimentare a 9 volt oppure a 18 volt, nel caso magari voleste un suono meno compresso con più headroom. Ha un assorbimento di 11 mA, quindi non dovete preoccuparvi di avere degli alimentatori particolarmente potenti. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questo pedale e dei suoni che ho potuto ottenere. Per chi fosse nuovo di queste parti, io registro abitualmente con la mia testata valvolare dentro il Torpedo Captor, dentro gli effetti e poi diretto nella scheda audio. Pertanto il suono che avete sentito è stato ottenuto sempre con l'AT Master dentro il Marshall, senza microfonare nessuna cassa. Ma dovreste ottenere un suono simile nel caso vi trovaste a dover microfonare il vostro amplificatore. Io ringrazio Marco Bovelli di Formula B per avermi coinvolto nel lancio del suo nuovo pedale e vi ricordo di dare un'occhiata anche ai miei corsi su www.lucamilieri.com e di iscrivervi alla mia newsletter dove condivido pensieri e consigli nello studio della chitarra. E anche per oggi ragazzi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!